Per la terza volta abbiamo dovuto provvedere per sostituire la seconda santuzza che è stata rubata. Lo scopo di questa edicola votiva era quello di inibire le persone affinché non si mettesse più l'immondizia nella finestrella che è su Palazzo Aliata. Eravamo riusciti nel nostro intento fino a quando poi in realtà non è stata rubata per la seconda volta e quindi abbiamo dovuto provvedere, come dicevo, ancora. Nei luoghi in cui ci sono le edicole votive, che siano di Santa Rosalia, che siano anche della Madonna, raramente si vedono cumuli di immondizia. E qui era successa la stessa identica cosa. C'era Sì, perché qua a pochi metri c'era una discarica ed è scomparsa in effetti. una discarica, è scomparsa, e anche la finestrella dentro la quale è stata messa la santuzza era diventata covo di immondizia. C'era qualcuno che veniva a depositare sacchetti, lattine, bottiglie di birra, eccetera. Questa qui è bellissima, ma anche le due precedenti lo erano. Tra l'altro ci ha sorpreso positivamente il fatto che molti cittadini ci abbiano chiamati o ci abbiano contattato tramite la pagina Facebook, la Santuzza del Vicolo Panormita, per dirci che erano a nostra totale disposizione per fare una donazione, per donare una statuetta, come Giovanni Basile, Paolo Campanella, il negozio Pantaleone che si occupa di arredi sacri. Volevamo fare questa cosa per rendere attiva la cittadinanza, per rendere tutti partecipi, poi alla fine davanti a questa meraviglia abbiamo detto no, è lei. Da oggi è sgomberato qui il secondo portone di Palazzo Eliata, che era pieno zeppo di immondizia, pieno zeppo di oggetti che probabilmente venivano raccolti da qualcuno che purtroppo dormiva in strada. E è stato tutto tolto, per fortuna, e insomma la piazza è pulita, ma potrebbe esserlo ancora di più. Questa santuzza ci è stata donata da Paolo Campanella, che è una persona devotissima a Santa Rosalia, assieme a Filippo Sapienza, che è stato colui che ha ideato questa storia dell'edicola votiva qui sul vicolo Panormita. E Paolo Campanella immediatamente ci ha contattati e ci ha fatto dono di questo splendore.